Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Continuando il discorso sulla giustizia diversa da quella degli scribi e dei farisei che devono vivere i suoi discepoli, Gesù arriva proprio al cuore della vicenda, a quelle pagine famose che sono proprio il Vangelo del Vangelo, in un certo senso, la buona notizia dentro la buona notizia. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, che tra l'altro era una regola per limitare la vendetta anticamente, quindi non era una regola così violenta, era un modo per dire: se uno ti toglie un occhio non gli puoi sterminare la famiglia, ma la risposta deve essere proporzionata all'offesa, la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Ma Gesù, ecco, vedete, va molto oltre. Ma io vi dico, non opponetevi al malvagio. Famoso: se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Se uno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, tu fanne con lui due. Vedete, Gesù non ci insegna un atteggiamento remissivo, un atteggiamento debole. Ci insegna a non rispondere alla violenza con la violenza, a non rispondere all'ingiustizia con un'altra ingiustizia, ma a cercare modi nuovi, modi, come dire, che sappiano amare anche il nemico, come dirà: amate i vostri nemici. Come si fa ad amare i nemici? Non vuol dire provare un senso di affetto. Se uno mi fa del male non proverò mai un senso di affetto per lui. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire abbi anche verso il tuo nemico, la persona che ti sta antipatica, la persona che ti ha fatto del male, lo stesso atteggiamento che ha Dio, affinché siate figli del Padre vostro. Che atteggiamento ha Dio? Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, cioè vuol dire Dio dà i suoi doni non e il suo amore, non a seconda dei meriti di chi se lo merita o non se lo merita, ma proprio aprendo a tutti il suo cuore. E allora dice Gesù, con parole anche qui molto belle: se amate quelli che vi amano, che cosa fate di straordinario? Se salutate quelli che vi salutano, che cosa fate di strano? Tutti fanno così. Tutti hanno qualcuno che li ama, ma se invece voi amate quelli che non vi amano, ma se voi salutate quelli che non vi vogliono salutare, cioè se voi fate il primo passo, se voi siete quelli che sempre cercano di andare verso l'altro e di accoglierlo e di aiutarlo e di correggerlo magari, ma con amore, ma con attenzione, allora siete
i figli di Dio. Allora fate delle cose straordinarie, come è straordinario la misericordia di Dio. Allora ha senso anche quella parola di Gesù: siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Come si fa a essere perfetti come Dio? Nessuno di noi è perfetto. Ma nello stesso punto Luca ci aiuta a capire cosa vuol dire Gesù, perché nel Vangelo di Luca si dice: voi dunque siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Quando siamo misericordiosi, quando perdoniamo, quando amiamo chi ci risulta difficile amare, assomigliamo veramente a Dio.